Allora, sono qui in SolidWorks, ho creato questo quadrato, sono andato su in estrusione, poi ho creato questo foro. Adesso voglio ripeterlo però come se fosse un rombo. E allora io per far questo vado a visualizzare lo schizzo sotto, perché l'ho costruito con schizzo questo qua, ok, rettangolo centrale, dunque adesso vado, ho sbagliato, vado a creare questo qui, naturalmente mi crea in centrale, mi crea queste due linee costruttive sulle diagonali. Ok, dunque io sono qui, ho attivato questo e lo userò come direzione e dunque vado a fare funzione, chiudo però lo schizzo, vado a fare ripetizione lineare, ok. Prendo la prima direzione è questa e dunque gli dirò, non so, qua distanza 29,3, però cos'è che porto? Porto queste qua, ok? Porto queste, poi gli dirò direzione 2, faccio questo e ho messo 4,20, però posso anche e giro in modo che ce l'ho proprio in forma di rombo, ok? E vabbè, qui potrei anche fare una di meno e magari stare un po' più, vediamo se facciamo 28, più o meno così, ok. L'altra cosa che potrei usare, vabbè, varianti da saltare, ok, ma c'è anche questa possibilità di ripetere solo la testa di serie, dunque solo questo senza andare a ripetere invece tutto. E comunque ecco, è comodo questa qui, cioè di usare, naturalmente dopo bisogna vedere se devo farlo in centro o no, anche lì. E dunque andare con la ripetizione non è solo un discorso di ripetere in direzione XY, quelle orizzontale e verticale, ma posso anche con appoggiandomi su determinate linee andare a fare una ripetizione in una direzione completamente differente. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.